C'era una volta, tanto tempo fa, un orco cattivo, che poi era diventato buono, che poi era diventato buonissimo, che poi era diventato buco di cu... Ma no, no. Queste sono le avventure di Shrekia. Sala cabula, bambi min cu, bidi bibo di bibu. Ho un bel cerbiatto su per il cu, bidi bibo di bibu. Shrekia, che cazzo canti? Vieni qui a scoparmi. Ma non posso adesso, sorca. Sto facendo le pulizie. Sala cabula, bambi min cu. Ma no. Eh no, adesso mi hai proprio rotto le ovaie, Shrekia. Tiri sempre fuori questa scusa delle pulizie invece di tirare fuori la salsiccia verde. Ora cerchiamo una donna delle pulizie, così non avrai più scuse. Ma sorca, dove la troviamo una donna delle pulizie nel mondo delle fiabe? Non esistono! Io! Lo so, ecco. Io dove trovare una donna delle pulizie! Io! Oh, bravo Ciuppino! E chi sarebbe questa donna delle pulizie? È ovvio, io! Ovvio, io! Io! E Cenerentola! Io! Oh, Cenerentola, perfetto! Così potrà anche insegnarmi due o tre cose sul fetish. Forza, andiamo a cercarla. Perché dovrebbe? Sala cabula, bambi min c***a, bidi bibo di bibu. Ho un bel cerbiatto su per il c***o, bidi bibo di bibu. E basta! Cenerentola! 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 Ma dove cazzo è finita? Cenerentola! Cenerentola, Cenerentola! E questo bel maschione chi è? Sono principe del regno delle fiabe! E come mai cerchi Cenerentola? Oh, abbiamo passato una stupenda serata ieri, ma a mezzanotte improvvisamente è scappata, perdendo questa piccola scarpetta! Minchia piccola, è uno scarpone, cosa porta il 96 di piede? Ma Ciupino, ma che voce c'hai? Ma questa... questa scarpa puzza di cazzo! Ma cosa avete fatto ieri sera, sporcaccioni? No. Come mi permettete di parlare così della mia amata? Lei è la creatura più dolce del mondo! Cenerentola! Cenerentola! Principe... principe mio... Cenerentola! Principe! Cenerentola! Finalmente ti ho trovata! Ecco la tua scarpetta, Cenerentola! Cenerentola ha un paio di palle, letteralmente! Quello è il cazzo con gli stivali, con una parrucca sulla cappella! Ma cosa dici? Questa è la mia amata! No, no, io! Ha ragione la sorca, mi dispiace, principe! Io! Ma ti sei scoppato un cazzo ieri! Io! Figlio di puttana, mi avete fatto sgamare. Questa era piena di soldi. Mi sistemavo per la vita. Ah, vi odio. Oddio, che vergogna! Mi sono scopato una minchia! Mi sono scopato una minchia! Basta, la faccio finita! Addio, mondo crudele! No, principe! Oh, cazzo! Si è ammazzato! Beh, dai, ragazzi, tutto è bene quel che finisce bene. Insomma. C'è ancora il cazzo puro. Aspetta che mi ci siedo sopra. Ma no! Un, due, tre, sala cadula, il principe in culo, bidi bibo di bibo. Basta! Viva rigor mortis! Madonna, sto Shrekia. Siamo alla necrofilia, ragazzi. Dove sono stato in questi tre giorni? Dai, era ancora caldo, smettila. Wow. Cinismo a gogo, ragazzi. È il momento di collegarci col libero sfogo degli ascoltatori, la Bastard Inside Live. Bastard Inside Live. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Minchia, ma stavo mangiando, ho visto il video di
Wender che pesta la merda, si pulisce col fazzoletto e poi no. Paolo Noi si soffia il naso, ma dai, ma che schifo, ma porco. No. Minchia, 20 secondi sono sempre pochi. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao. Fabio, ma che cazzo dici che si muore col morbillo, con la rosolia, con la varicella? Che cazzo dici? Sono noi morti, da piccoli non abbiamo fatto tutte queste malattie. Se le prendiamo ci curiamo, ma cosa no al vaccino, scemo. Sono morti, coglioni. Allora ragazzi, cazzo, ricapitolando, Fernando Hara, colognagno, ha comprato i tacchi del figlio di Leone. Poi è arrivato Svevo col calmacco, fuè con barba papà. Cioè ragazzi, che cazzo volete? Più facile di così? È vero. A Leone, ma vaffanculo, va! Vi rendete conto che io rido in mezzo alla strada come un pazzo? Mortacci vostri! Leone, Leone, lo state distruggendo! Palmieri, sei il numero uno! Marco, 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 con le penne infilate dentro al buco del culo. Bravissima. Numero uno. Allora ragazzi, se dobbiamo dire le robe le diciamo bene, se no che cazzo. Allora, Fernando Ara ha incontrato Gnagno perché stava comprando i tacchi del figlio di Leone. Sì. Che è amico di Macco, sì, dove ha aperto una galberga, sì, vicino a Camaway insieme al suo amico Svevo. Cioè, diciamo, allora, le robe, o si dicono altro che il vaccino, qua, parliamo di robe serie. Allora, Fernando Ara, Cognagno, i tacchi. Cioè, sembra una legge della Boschi detta così. Galberga, Camaway insieme a Svevo. E che cazzo. Welcome to the zoo. Lo zoo si ferma e consiglia a tutti di cominciare a preparare un rifugio antiatomico. Tanto per portarci un po' avanti. God bless America. Noi siamo lo zoo.